Prepariamo la bisca di gamberi. Per prima cosa mettiamo del porro, carota, sedano e dei gamberi prezzemolo tritati. Facciamo tostare per bene. Aggiungiamo i carapaci dei gamberi e facciamo tostare per bene. Schiacciando le teste se possibile. Sfumiamo con un po' di vino. Appena evapora l'alcol, aggiungiamo il pomodoro. Lasciamo andare un minutino. Aggiungiamo 2-3 bicchieri di acqua. Copriamo e lasciamo andare per circa un'ora. Il sale lo aggiungo quasi a termine cottura. Allora, la bisca è pronta, eccola. Non vi fate spaventare da questo attrezzo, ma è un semplice passaverdure automatico, un accessorio del Kenwood. È molto utile, si fa prima. Ok, iniziamo a passare. In questo modo schiacceremo tutte le teste, i carapaci e anche le verdure che abbiamo messo. Molto più pratico del pasta verdure manuale, ovviamente. Guardate come ha schiacciato bene tutte le teste e i carapaci. E questo qua è il risultato della bisque, che adesso comunque filtrerò ulteriormente e poi si può usare per pasta, risotti, eccetera. Ecco il risultato finale dopo la filtratura.